tratta un argomento di assoluta attualità, quasi quotidianità, la rottura di una coppia e degli equilibri che la regolano. La maggior parte degli spettatori può riconoscersi nei personaggi della commedia e forse capire qualcosa di più su se stessi. Ci si può rivedere nella coppia in discussione, nel bisogno di denigrare, di sfigurare l'altro e renderlo irriconoscibile, oppure nel modo di utilizzare in maniera opportunistica le sfaccettature, i dettagli degli stessi avvenimenti, degli argomenti. Ma ci si può riconoscere anche nel ruolo della coppia di supporto che con una visione di base differente propone. Vanni, un sostegno incondizionato volto ad una possibile riconciliazione. Linda, l'occasione per liberarsi di ciò che ognuno nasconde ed arrivare ad un momento di assoluta sincerità. Tutto questo e molto altro scritto, portato in scena e recitato con grandissima professionalità e reso in modo apparentemente leggero e assolutamente divertente. Un soggetto scritto per realizzare un film che diventa un testo teatrale o il contrario? E perché riproporlo dopo aver realizzato il film? Io 25 anni fa avevo portato in scena uno spettacolo teatrale che si intitolava La Stazione. Da quello spettacolo decidemmo insieme al mio giovane produttore di una volta, che era Domenico Procacci, di fare un film per il cinema. Ciò che imparai, diciamo, da questa trasposizione è che tutto ciò che fai in teatro poi te lo ritrovi anche al cinema, nel senso ciò che puoi immagazzinare in termini di conoscenza del personaggio, del testo, degli effetti, gli effetti comici e così via. Quindi, diciamo, questa volta avevo fatto un percorso un po' all'inverso. Avevo scritto un copione per il cinema, poi rendendomi conto che insomma, sarebbe stato possibile con quel copione approfondirlo in teatro, ho deciso di fare un'esperienza teatrale minima prima delle riprese. Ho provato 20 giorni, ho fatto 6 recite aperte di fronte al pubblico. Poi sono andato, ho girato il film. Però a quel punto c'è una figura mitologica che si chiama Uruboro, che è praticamente un serpente che si mangia la coda. Ho pensato che avrei potuto tornare in teatro, ma dopo il film, per fare quello che faccio, raccontare allo spettatore il backstage della realizzazione del mio film, cioè raccontare allo spettatore tutto il lavoro che ho fatto per poter arrivare poi alle riprese. Questo lavoro però, oggi, non è la messa in scena delle prove che ho fatto per realizzare il mio film, ma è un qualcosa che si è arricchita, diciamo, con l'esperienza stessa del film, nel senso, il copione che porto adesso in scena non è il copione teatrale aborigine, ma è il copione frutto anche del montaggio del cinema. Quindi, diciamo, col montaggio io ho tagliato tante robe, modificato delle battute, fatte delle interpolazioni. Il lavoro che porto oggi in scena tiene presente anche il lavoro che ho fatto al cinema. Allora, che cos'è questo spettacolo? È un progetto più articolato, è un laboratorio. Io definirei questo mio progetto un qualcosa che ha a che fare più che con la situazione, con questi personaggi. Abbiamo fatto un lavoro di approfondimento su queste quattro tipologie umane, una coppia, diciamo così, borghese e una coppia di intellettuali. Oggi li conosciamo, siamo in grado di inserirli in qualsiasi situazione, possiamo fargli raccontare la loro fine d'anno, come hanno iniziato il nuovo anno, come si pongono rispetto ad una vacanza qualora venissero a Orvieto. Non so come dire, abbiamo fatto un lavoro di approfondimento su quattro personaggi, ce li siamo immaginati, e lì. Questo può, prima di tutto, approfittando di una, come dire, dell'attiguità e della contiguità che c'è tra il cinema e il teatro. Solitamente invece questi due mondi sembrano molto molto distanti, invece non lo sono. Quindi approfittando di questa vicinanza li abbiamo approfonditi un po' in teatro, un po' al cinema. Noi siamo attori più di cinema, però con una formazione teatrale, per cui abbiamo anche utilizzato questi personaggi per tornare un po' al teatro, che è la nostra formazione, perlomeno la formazione mia di Bentivoglio, perché poi l'Aragonese non ha fatto una scuola, invece Maria Pia Calzoni ha fatto il centro sperimentale. Quindi è un laboratorio per cercare di tenere viva la ricerca. Il rischio per quelli che fanno il nostro mestiere a un certo punto è di cristallizzare tutto e di
congelare tutto. Noi invece abbiamo messo in piedi questi quattro personaggi, li stiamo approfondendo, li abbiamo fatti al cinema, al teatro. Io vorrei fare anche una serie, diciamo, partendo da questi personaggi. È una maniera per entrare nell'umanità di quattro personaggi, degli attori, un regista, possono mantenere aperto il laboratorio e continuare a cercare. Personaggi che vivono una vita propria, quindi, in qualche modo. Personaggi, voi avete visto lo spettacolo? Sì. Beh, insomma, vi siete resi conto che sono abbastanza vivi questi personaggi. E quindi, essendo vivi, sono pieni di contraddizioni, pieni di sfumature e pieni, ancora oggi, che per noi, che noi ci lavoriamo da un anno e passa, diciamo, su questi personaggi, ancora oggi però loro sono ricchi, sono personaggi che ancora ci suggeriscono cose, non sono diventati dei santini, sono 3D. Sono amici quasi improbabili, appunto, in una società sempre più chiusa, dove ci si frequenta per il ruolo che si riveste piuttosto che per le affinità. E coppie molto probabili, invece, esempi di menage realistici, sia in accordo che in disaccordo. Gli attori che vediamo in scena sono proprio quelli giusti ad interpretare i personaggi. Rubini incarna bene lo scrittore inquieto, già con la sua struttura fisica, un intellettuale. L'aragonese, con la sua bella presenza scenica, esprime in modo netto il suo essere estremista. La Calzone, una signora già elegante e chic, è facile vederla nel personaggio di Costanza. Ma vedere Bentivoglio, con la sua immagine di uomo colto e raffinato, il professore Romano è antipatico, ruolo che recita in maniera impeccabile, non deve essere stato facile. Com'è avvenuta la scelta degli attori, in realtà? Beh, con lo stesso spirito con cui ho messo in piedi questo progetto, cioè lo spirito che ha animato questo progetto è quello di ricerca, quello di mettersi in discussione, di mettersi anche in difficoltà, perché, come dire, e con lo stesso spirito, diciamo, all'inizio il ruolo del prof sarebbe stato un ruolo più mio e il ruolo dell'intellettuale pensante sarebbe stato pensoso e un po' malinconico sarebbe stato di Bentivoglio. Io avrei fatto, insomma, per certi versi il carattere, Fabrizio avrebbe fatto un ruolo più da primo attore. Qui abbiamo un po' fatto l'inverso, perché? Perché, diciamo, se coincidi col personaggio, all'attore, se l'attore, diciamo, con la sua umanità coincide col personaggio, all'attore resta da fare poco. E se invece l'attore è molto lontano dal personaggio, quella distanza va colmata con l'interpretazione. E con l'interpretazione, quindi, diciamo, più c'è un'adesione tra l'attore e il personaggio, meno l'attore deve lavorare, più invece il personaggio è lontano. Bentivoglio era lontanissimo, è milanese. E quindi, diciamo, abbiamo fatto questo perché? Per far emergere l'interpretazione, per metterci in difficoltà, per lavorare di più. E per scegliere la strada meno comoda e per farla scegliere anche meno allo spettatore la strada meno comoda, perché anche per lo spettatore abituarsi all'idea che Bentivoglio diventi il prof Romano significa che lo spettatore deve ragionare, deve pensare, pensa con noi, e quando lo spettatore ragiona il teatro si fa un po' più didattico, il regista ragiona, il testo ragiona, lo spettatore ragiona e dentro questi ragionamenti passano meglio i concetti. Oppure, diciamo, uno può fare uno spettacolo di puro divertimento dove ti becchi tutto è più scontato. Quindi noi, diciamo, abbiamo cercato di metterci in difficoltà per tener viva la ricerca, che nel nostro paese poi va poco di moda, non solo, diciamo, in ambiti culturali, ma soprattutto in quelli scientifici. È proprio il problema del nostro paese è la ricerca, no? Ma lo è anche in un ambito come quello in cui ci muoviamo noi. Noi abbiamo provato a renderci la vita complicata, perché poi alla fine se riesci a raggiungere il risultato, te lo sei meritato di più, hai indagato su più cose, e quindi, diciamo, noi pensiamo che... E poi soprattutto, come gli ho detto, io ho fatto il verso a me stesso quando facevo la stazione. Quando facevo la stazione avevo 30 anni, ero un ragazzino, adesso sono passati 25 anni, e l'unica chance che avevo di non morire era di ricominciare dal mio inizio. Bene, grazie. E un'interpretazione straordinaria di tutti e grandi complimenti. Qualche anticipazione sui prossimi lavori? No, adesso stiamo chiudendo questa roba.
Almeno io personalmente ho idee molto, molto confuse per il mio futuro. Adesso mi devo solo riposare.